Sindaco De Luca, allora la prima volta a Termini Imerese, poco fa un incontro alla zona industriale, una zona che sta rinascendo, insomma questa è la speranza, l'auspicio che abbiamo tutti per l'occupazione, per la salute di questo territorio. Ma come la pensa il Sindaco De Luca di un territorio che è stato abbandonato dalla Fiat, forse deturpato dalla Fiat e poi abbandonato? Penso che questa è la conseguenza del compromesso di una certa politica che ha fatto prima con certi pezzi dell'impresa assistita dallo Stato. Quando poi è finita la fase dell'assistenzialismo sono rimasti i disastri nel nostro territorio. Ora, lasciamo stare la miriade di sigle che ci sono in questo momento, che ci sono soldi, più soldi per tutti, come si suol dire. Il problema è che c'è una classe politica che non garantisce quella che in ogni caso la velocità di spesa di queste risorse. Infatti, quando la politica sarà nelle condizioni di poter garantire alle imprese di poter mettere a bilancio quelle che sono le programmazioni di tutte queste risorse di cui si parla, e allora sarà una politica che finalmente si è occupata dell'amministrazione. Finora la politica si è solo occupata di riti satanici. Ovunque, perdiamo risorse, tant'è vero che la Carfagna ha detto qualche settimana fa che la Sicilia rischia di perdere 2 miliardi e mezzo di risorse, di fondi extra bilancio, e assistiamo a continui riti di questa politica che non vuole avere a che fare, non ne vuole sapere dell'amministrazione e non ragiona assolutamente con la stessa logica della quotidianità e di quelli che sono i tempi dell'impresa. Tante imprese in Sicilia falliscono per credito nei confronti della regione. È vergognoso che una regione non approvi i bilanci nei tempi di legge, non quindi blocca la liquidità per 8 mesi su 12 e gli imprenditori pagano questo pizzo legalizzato, si chiama, un pizzo legalizzato che le imprese pagano al sistema politico siciliano, oltre a quello purtroppo ed è risaputo della malavita organizzata. Quindi l'imprenditore in Sicilia paga due pizze, quello legalizzato alla politica e quello alla malavita organizzata. Sindaco, naturalmente la regione siciliana viviamo in questi giorni e oggi in particolare da una conferenza stampa a quanto pare del Presidente della Regione che ritira la sua candidatura. Poco fa una battuta del Presidente dell'ARS che le ha detto: convincimi e voterò per te. Ma allora c'è un'apertura reale del centrodestra verso De Luca? Il centrodestra vince queste elezioni solo se candida a Presidente della Regione Catero De Luca. Questo non lo dico io, lo dicono tutti loro che già fanno sedute spiritiche da giorni e soprattutto da quando io li ho fatti fuori per l'ennesima volta da Messina. Al primo turno abbiamo stravinto col 46% contro tutti. È ovvio che ormai la loro formula è: De Luca ci faccia il pupo a noi pupari. E io devo convincere il puparo Miccichè. Ma stiamo scherzando? Io il voto di Miccichè non lo voglio. Non voglio quello di Miccichè, non voglio quello dei suoi sodali, io non voglio il sostegno della banda Bassotti politica. Ecco qual è il concetto. Per cui io non devo convincere Miccichè, io devo semplicemente comunicare al popolo siciliano quello che ho fatto, i risultati straordinari che ho fatto come sindaco di Messina, conseguiti. Ho fatto là un esempio: la burocrazia e i dirigenti, se a monte non c'è la testa politica che stabilisce cosa devono fare e quindi dove servono e quanto ne servono, come ho fatto io a Messina, è inutile, ci sarà sempre una burocrazia dei raccomandati, quella buona non viene valorizzata, anzi quella buona ovviamente si fa da parte. Perché? Perché poi i dirigenti, parliamoci chiaramente, vengono nominati secondo le performance, no, c'è la spartizione politica e magari ci sarà qualche dirigente buono, ma la maggior parte sono asini volanti. Allora, di fronte a questa situazione, che ho fatto io? Li ho eliminati. Ne avevo 23, li ho ridotti a 6 e sono diventato immediatamente la città metropolitana prima in capacità di spesa. Prima pagavamo 600.000 euro di interessi passivi solo di scoperture di tesoreria. Da quando ci sono stato io a Messina abbiamo pagato zero, non abbiamo avuto neanche più problemi di cassa. Allora io posso portare esempi concreti di buona amministrazione. Mi si dirà: è Messina, e va bene. Quando ero sindaco a Fiume di Nisi e mi sono candidato a Santa Teresa di Riva, mi si diceva che Santa Teresa di Riva non era Fiume di Nisi, perché Fiume di Nisi era una metropoli di 1.000 abitanti, no? Di montagna. Mentre Santa Teresa era un comune blasonato di 10.000 abitanti, comune costiero.
Quindi vinco a Santa Teresa di Riva, amministro Santa Teresa di Riva, eccellenti risultati. Dopodiché mi candido a sindaco di Messina e mi hanno detto, quando mi sono candidato a sindaco di Messina, vedi che la città di Messina non è Santa Teresa di Riva, e cavolo, è una città metropolitana di 250.000 abitanti, e è ovvio che non è Messina. Ma io gli ho detto, dopo aver fatto l'esperienza Mare Monti, monte come la Fiume di Nisi, mare come Santa Teresa, quindi mare monte come la pizza, sono andato a fare il sindaco di Messina con eccellenti risultati che nessuno può mettere in discussione. Ora mi diranno, ma la regione siciliana non è Messina, ma io quanto gavetta devo fare? Scusate, ho fatto un apprendistato che non l'ha fatto mai nessuno nelle pubbliche amministrazioni, e c'è un dato che voglio sottolineare, sono stato sempre eletto senza partiti. Quindi io sono stato eletto senza partiti e ho amministrato. Gli altri invece hanno fatto il compromesso col diavolo e hanno portato avanti sempre lo sfascio, l'ultimo appunto Musumeci. Ultima cosa e poi la lascio ai suoi ospiti. Termini Imerese, ritorniamo un attimo su questo territorio. Così come la zona industriale è stata deturpata e abbandonata, così anche il porto di Termini Imerese è stato deturpato e abbandonato. Oggi una prospettiva di rilancio. C'è stato un duro dibattito in città per il porto turistico, il porto commerciale. Lei come vede questa situazione, se l'ha approfondita, l'ha conosciuta? Allora, io parto da un presupposto, che un territorio deve fare una scelta. Non può essere di tutto e di più. Queste scelte toccano al territorio. Io parto sempre anche da questa questione. Allora, non si può essere area industriale e eccellenza turistica nello stesso tempo, perché purtroppo le cose non sono conciliabili. E allora, si vuole fare la scelta e puntare sul turismo? Bene, tutte allora le aree industriali che abbiamo visto ormai scheletri, e allora ci vuole contemporaneamente un'operazione seria di demolizione, e facciamo fare tipo Dubai, alberghi, strutture, ma concretamente, chiaro, perché questo dibattito, vocazione turistica, vocazione industriale, è una masturbazione mentale solo dei politici, perché non hanno argomenti e quindi non vanno all'azione. Allora, prima decisione, il territorio stabilisca se vuole fare A o B, ma contemporaneamente non è solo stabilirlo, gli strumenti e la tempistica, questo mi permetto di dire. E allora chi è che oggi deve guidare una scelta del genere? Prima di tutto non ci sono dubbi, il sindaco. E lo dice uno che ha fatto il sindaco in tre comuni diversi. Il sindaco è comunque il soggetto che deve avere la capacità di orientare il proprio popolo. Dopodiché il sindaco deve mettere in azione i meccanismi del caso. Io ho demolito le baracche dopo 100 anni a Messina, aspettavano Cateno De Luca. Possono dire di tutto, che è stata una legge nazionale, quello che è, ma non è stato un caso che io ho fatto un'ordinanza da sindaco, un'ordinanza fuori legge, attenzione, che ha creato il caos, lo scontro istituzionale. Mi stavano chiedendo anche la mia decadenza da sindaco, e l'ho fatto dopo un mese da cui mi sono insediato, perché ho detto le baracche messinesi per me sono il primo punto. Io ho agito da sindaco, ho rischiato, a parte il fatto dico che ho subito 18 processi e 2 arresti. E sono incensurato. Questo perché ho agito sempre contro certi santuari. E allora è ovvio che la prima figura in tutto questo è il sindaco. Non basta, deve saper fare azioni spregiudicate, ed è ovvio che rispetto poi alle azioni spregiudicate devono arrivare le scelte e gli strumenti conseguenziali. Grazie.